E come detto, continuiamo a parlare di cinema. Adesso ci concentriamo sulla programmazione del Cinema Eden di questa settimana e lo facciamo con Simone Emiliani, supervisore editoriale di Sentieri Selvaggi, collaboratore di Film TV, My Movies. Ciao Simone, Ciao benvenuto. Gloria. In programmazione al Cinema Eden questa settimana continua a restare visibile il Sol dell'Avvenire di Nanni Moretti. Sì, tra l'altro è un film che è partito alla grande proprio in tutta Italia. È stato distribuito in 500 copie, quindi aveva un numero anche molto alto per poter essere visto. Però già dopo 3 giorni di programmazione ha quasi raggiunto il milione di euro. Questo stando ai dati di sabato, quindi ieri l'avrà superato, perché gli incassi di ieri li sappiamo oggi. Quindi è stata la grande rivincita di Nanni Moretti dopo il deludente Tre Piani, e infatti girato a 2 anni di distanza. Di solito i film di Moretti vengono girati invece con molta più distanza. Sta piacendo molto al pubblico, e tra l'altro ovviamente sui social c'è chi ci divide, c'è chi dice che lo ha detestato, che Moretti comunque non è più quello di un tempo, c'è chi dice che non gli è mai piaciuto. Sui social è diventata una bolla che può esplodere su ogni cosa. Devo dire che invece per me è questo un film del gran ritorno, un film che condensa tutto il cinema di Moretti, ed c'ha energia, è vitale ed è particolarmente ispirato. C'è anche chi ci ha visto una sorta di testamento nella carrellata finale. Sì, è certo. E ovviamente mancava, ovviamente in quella carrellata finale, Dove si vedono tutti gli attori, no? non proprio Poveri, tutti, alcuni ma no. qualcuno manca, e manca qualcuno di grosso Ah, nella ecco. carrellata. Ad esempio Laura Morante non c'è. Ah. E quello stanno cercando, infatti stanno facendo sui social, stanno cercando di capire perché lei non c'è, e sembra che l'episodio risalga a degli attriti tra i due, ha detto la stessa Morante in un'intervista, per quando era stato presentato La stanza del figlio a Cannes, il film con cui lui ha vinto la Palma d'Oro, e lui non aveva voluto Laura Morante a Cannes per presentare il film, quindi ci deve essere stato qualcosa, mancava. Quindi qualcuno manca, però in quella carrellata finale, ecco, sì, c'è proprio un omaggio, è proprio il suo mondo del cinema che scorre proprio in quel finale. Poi ci sono tutti i brani, le canzoni, Battiato e tutti, Sì, anche i suoi sì. amori, lui che balla. Quindi è un grande ritorno, penso che durerà molto. Tra l'altro dobbiamo stare a aspettare anche l'anteprima, anche come verrà accolta a Cannes. Ricordiamo, nella scorsa settimana noi siamo andati in onda poco prima della conferenza stampa del Festival di Cannes. Il Sol dell'Avvenire sarà uno dei 3 titoli italiani in concorso, insieme alla Chimera di Alice Robacher e Rapito di Marco Bellocchio. Quindi c'è una delegazione anche molto forte. Moretti a Cannes è molto amato, perché oltre alla Palma d'Oro per La stanza del figlio ha vinto la migliore regia per Caro Diario. E quindi è un ritorno, e secondo me verrà accolto molto molto bene in Francia. Bene, vedremo. A proposito di Francia, il film nuovo che invece arriva in programmazione al Cinema Eden è proprio francese. Sì, è Mon Crime, non Mon Crime, Crime è inglese, Mon Crime, la colpevole sono io, è il nuovo film di François Ozon, che rappresenta il terzo anello della trilogia di Una condizione al femminile, dopo Otto donne, un mistero e Potiche, la bella statuina. E il film è ambientato negli anni 30, è tratto infatti da una pièce del 34 di Georges Kerr e Louis Verneuil. E vede protagonista un'attrice senza soldi e senza talento che viene accusata dell'omicidio di un produttore cinematografico. Attraverso la sua migliore amica, che è un avvocato senza impiego, fa in modo di farsi accusare di questo delitto, poi viene assolta per legittima difesa e raggiunge una grande notorietà. Quindi è anche, c'è il ritmo proprio di una commedia degli equivoci, che ricorda anche quella grande americana degli anni 30, anni 40. C'è un cast di attori notevoli, perché abbiamo Fabrice Luchini, panni di un goffo ispettore, André Dussolier, Isabelle Huppert in un ruolo femminile che invece nella pièce era di un uomo. Ma la cosa interessante sono le due protagoniste che interpreta l'attrice è Nadia Tereskevitz,
era già stata premiata come miglior promessa ai César per Forever Young, il film di Valeria Bruni Tedeschi. E questo potrebbe essere un altro film che potrebbe lanciarla ulteriormente. Ah, ecco. Bene, grazie a Simone Emiliani di essere stato con noi oggi. Grazie. Grazie a te. L'invito è ovviamente, come sempre, a tutti voi che ci state seguendo, di andare al cinema, e con questo invito termina oggi Spunti e Spuntini. Grazie per averci seguito, l'appuntamento come sempre rimandato a mercoledì mattina. Domani 25 di aprile ci prendiamo una pausa, e buona festa di Liberazione a tutti voi.